con l'assessore Fausto Turbanti parliamo un attimo del fiume Ombrone. Nei giorni scorsi c'è stata un'allerta, è stato diciamo posto sotto attenzione, adesso la situazione anche dal punto di vista meteorologico è tornata normale, però qualche preoccupazione la deve dare. Ah sì, noi a Grosseto l'unico elemento di preoccupazione è una preoccupazione importante, però diciamo le procedure ora con il nuovo diploma di protezione civile sono state adeguate, aggiornate, è stato fatto un grande lavoro di concertazione sia con la regione che si è resa disponibile tramite l'ingegner Ricciardi, appunto ringrazio pubblicamente, e appunto la prefettura e l'amministrazione comunale. Abbiamo fatto un grande lavoro, il nuovo piano è molto diverso rispetto al precedente perché prima si basava sul livello del berrettino, diciamo la misurazione a livello dell'acqua del berrettino, ora invece l'emergenza viene dichiarata direttamente dal servizio di piena della protezione del genio civile, sicché ecco loro si mettono proprio le persone esperte sull'argine e lungo l'argine monitorano e ci avvertono in funzione di come sale il livello e della pericolosità che potrebbe creare la nostra città. Questo criterio è stato cambiato perché la regione ha fatto un grande investimento sugli argini diciamo, delle Ombrone, sono cambiati i criteri, è stato proprio bonificato, è stato impermeabilizzato, insomma un lavoro grosso di regimazione delle acque che va a tutto vantaggio della sicurezza, sicché non ci sarà più il problema di prima, ci poteva essere il cedimento di una parte dell'argine che è stato fatto, ripeto, un grande lavoro di consolidamento, ma ci saranno possibili eventuali o tracimazioni o cedimenti dell'argine, e questo come le monitorano? Praticamente l'occhio umano, la persona sul posto ci farà questo tipo di alert e questa è la migliore soluzione. In questo caso dunque se l'allerta è, diciamo, parte l'allerta dall'arme, insomma che il Ombrone potrebbe in qualche maniera creare qualche preoccupazione, il personale del genio civile si posiziona sull'argine e controlla 24 ore su 24, assessore? Assolutamente sì, appena viene dato appunto il regime di allarme, loro stanno H24 sopra l'argine e in continuo sono in contatto con la centrale operativa e ci danno le informazioni. Ripeto, con gli ingegneri che sono appunto il genio civile, che insieme al sindaco che prende l'ultima parola, poi decidono su cosa fare e come procedere. Quando si è verificato qualche anno fa l'evacuazione di un quartiere proprio vicino all'argine dell'Ombrone da parte del sindaco che prese questa decisione, potrebbe ricapitare in questo caso con questo sistema oppure viene scongiurato? Allora, prima il sindaco nella precedente emergenza ha fatto esclusivamente quello che era scritto sul piano che avevamo a disposizione. Di conseguenza, sopra 6,50 m a livello dell'acqua al berrettino è stata fatta l'evacuazione. Il sindaco ha avuto anche un margine cautelativo, diciamo transitorio, prima di fare l'evacuazione che era arrivata a 7,43 e ha dato l'evacuazione. Questo era nelle procedure, non c'era nessun altro motivo, un modo, un metodo di fare un'altra valutazione. Di conseguenza, secondo me, il sindaco ha fatto quello che doveva fare. Cosa diversa è ora perché, ripeto, sono emersi e praticamente solo dopo questa evacuazione sono emersi i lavori che ha fatto la regione. Finalmente siamo stati diciamo resi edotti di questo cambiamento e in base a questo cambiamento abbiamo fatto le valutazioni nuove. In base alle nuove valutazioni c'è un altro criterio di allarme e questo appunto che vi ho spiegato prima.